Ciao ragazzi, bentornati su Games Collection TV. Oggi parliamo dello sport più amato dagli italiani, ovviamente il calcio. Da poco sono finiti gli europei, quindi mi sentivo abbastanza in clima sportivo. Parlando però di retro gaming, vorrei fare con voi il punto della situazione per tutti i giochi di calcio della serie FIFA usciti sulla nostra cara PS1. Allora, di FIFA, per quanto riguarda il vero e proprio livello, valore collezionistico, in realtà c'è ben poco da discutere perché non valgono assolutamente niente. Sono uscite milioni e milioni di copie, quindi in realtà come reperibilità sono semplicissime da trovare, hanno un valore pari a 1 euro ciascuno, se non tanto. Però comunque io li colleziono, nel senso che li ho comprati tutti, un po' perché già li acquistai all'epoca e poi comunque ci tenevo ad avere la collezione completa. Allora, della serie FIFA vera e propria sono usciti praticamente FIFA dal 96 al 2005, quindi una bella fetta temporale, più tre, diciamo, capitoli a parte dedicati a mondiali ed europei. Allora, il primo è appunto FIFA Soccer 96, copertina abbastanza sobria della EA Sport, mi pare di riconoscere soltanto. Non so se neanche sia Beckham, in realtà comunque c'è un giocatore della nazionale olandese. Questo gioco era ancora esclusivamente con il commento in inglese ed è stato comunque un buon successo a livello commerciale. Confezione tra l'altro ancora di quelle proprio vecchio stile della prima serie della PS1, ancora con la scatola in plastica nera. Il secondo capitolo è FIFA 97, in copertina abbiamo David Ginola, abbastanza anonima anche questa, forse la più bella, quella del 96. Questo gioco andava in realtà a cambiare notevolmente le meccaniche appunto di gioco, di giocabilità, era molto diverso dal 96 e rappresentò una vera e propria rivoluzione. La giocabilità però era abbastanza una ciofeca, nel senso che era un gioco veramente inutilizzabile. Il commento, anche questo, era soltanto ancora in inglese. Un gioco che, nonostante tutto, ha venduto un buon numero di esemplari in Europa. La vera e propria rivoluzione è arrivata poi con FIFA 98, lo conoscete tutti, Road to World Cup 98, appunto, è uscito nel 97, novembre 97, appunto, in occasione dei mondiali del 98. Questo gioco ha venduto una marea di copie, è stato un vero e proprio successo, era fantastico anche da un punto di vista di giocabilità. Ovviamente ai tempi FIFA era molto più arcade rispetto ai giorni nostri. La copertina per la prima volta veniva cambiata in base alle regioni in cui veniva venduto. Ricordo ad esempio che la versione inglese aveva David Beckham, mentre invece la nostra versione italiana aveva il mitico Paolo Maldini. Il retro è completamente in italiano e per la prima volta era presente il commento in italiano appunto di Giacomo Bulgarelli e Massimo Caputi. Non vi dico, ai tempi fu una rivoluzione, veramente tutti erano entusiasti di questa cosa, anche perché il commento era abbastanza buono, nonostante non mancassero le stupidate di tanto in tanto, però stiamo parlando di 1997, quindi teniamoli conto. Il seguito è ovviamente FIFA 99, il nostro mitico Christian Vieri Bobo Bobone in copertina. FIFA 99 rappresentava una evoluzione del 98, anche questo è stato un buon titolo, ha venduto molto bene ed era comunque un passo in avanti dal punto di vista della giocabilità per quanto riguarda appunto il gioco vero e proprio. Mi sono dimenticato di dire una cosa: in FIFA 98, come in FIFA 97, era presente anche, oltre al calcio 11, anche il calcetto indoor, quindi anche questa era sostanzialmente una piccola chicca che è molto divertente con gli amici. Entriamo poi con FIFA 2000 in un tunnel che in realtà poi EA Sport ha abbandonato soltanto poi con i capitoli usciti su PS3, per come la vedo io, perché da FIFA 2000 in poi il confronto con East Pro Evolution o PES, come volete voi, non ha più retto. Da FIFA 2000 in poi sono sostanzialmente dei giochi in cui venivano aggiornate sostanzialmente soltanto le rose e le copertine. Qui abbiamo Vincenzo Montella, sempre al solito commento di Bulgarelli e Caputi.
Non c'era niente di particolarmente interessante, sì, dal punto di vista grafico qualche innovazione, ma niente di che. La giocabilità rimaneva sempre sugli stessi livelli, quindi abbiamo FIFA 2001 Pippo Inzaghi, abbiamo FIFA 2002 con El Cucchiaio Francesco Totti e poi abbiamo FIFA 2003 con Roberto Carlos e David, quello in mezzo non mi ricordo più chi sia. Comunque, sono praticamente tutti i vari capitoli qui del 2004 con Del Piero, Henry e Ronaldinho e l'ultimo, che tra l'altro è ancora sigillato, con Shevchenko, Vieira e questo che non riesco a capire chi sia, comunque abbastanza inutile, e FIFA 2005 dicevo. Allora, dal 2000 al 2005 non ci sono state alcune innovazioni, per come la vedo io, dal punto di vista tecnico, che facessero meritare l'acquisto vero e proprio, nel senso che se avevate FIFA 2003 o avevate soldi da buttare, quindi vi interessavano solo avere le rose aggiornate, oppure era molto meglio che passaste poi alla concorrenza su Konami e vi compraste quindi questo Pro Evolution. Detto questo, comunque ci tenevo a fare una carrellata generale. Come dicevo però all'inizio del video, sono usciti anche tre capitoli a parte. Il primo è World Cup 98 Coppa del Mondo, dedicato ai mondiali di Francia. Questo era uscito praticamente nel mese di maggio del 1998, poco prima dei mondiali di Francia, che hanno poi visto appunto i padroni di casa trionfare. Il gioco era veramente fantastico, perché se avevate amato FIFA 98, questo era veramente una piccola evoluzione, non chissà che cosa, però ci permetteva di fare di nuovo tutte le varie qualificazioni, ci permetteva di giocare ai mondiali veri e propri, e c'era anche questa chicca delle squadre all-star o comunque dei mondiali passati. Bella, fatta bene, un bel gioco, bel commento, insomma, titolo interessante. Quello che è uscito dopo era quella dedicata a Euro 2000 per gli europei in Olanda. Interessante anche questo, un bel gioco, ripeto, se avevate FIFA 2000 questo era praticamente lo stesso tipo di titolo, però era interessante anche per immergersi poi nel team europei. L'ultimo diciamo titolo di FIFA a parte che è uscito per mondiali era quello del 2002 in Corea e Giappone. Ho giocato molto poco a questo, l'ho comprato poi in dopo perché in realtà ci giocavo tramite amici. Era sostanzialmente identico a FIFA 2002 con l'aggiunta dei mondiali. Ripeto, qualche volta ci poteva stare l'acquisto, però erano effettivamente proprio dei vizi per completisti, insomma niente di che. Quindi ripeto, mondiali FIFA 2002 è stato l'ultimo titolo uscito. Teniamo presente che mi pare che da FIFA 2001 in poi i giochi siano usciti anche su PlayStation 2, quindi e su Xbox, quindi praticamente EA Sport andava a concentrarsi nel migliorare le versioni delle console di nuova generazione rispetto a quelle poi di generazione appunto passata, quindi PS1 in questo caso. Niente ragazzi, direi che abbiamo finito, spero che questo video un po' diverso dal solito vi sia piaciuto, ci rivediamo alla prossima volta, un saluto e alla prossima, ciao a tutti.